premiare chi merita, premi furbi. Allora, Sindaco, un finale d'estate che possiamo contraddistinguere sicuramente sul fatto che gli eventi a Fano ci sono. Fano è ricca di eventi. Dopo non sempre la percezione corrisponde alla realtà, anche per il gioco della critica politica. Però mi piace ricordare che noi da quando siamo arrivati abbiamo mantenuto tutte le manifestazioni che c'erano dall'anno precedente e le abbiamo fatte crescere, abbiamo cercato anche di inserire delle nuove. Questa estate è stata un'estate vivace, partecipata, tanta gente in giro, complice anche il bel tempo che ha aiutato, ovviamente il tempo aiuta il successo delle iniziative, però tanti eventi che hanno fatto record, poi dislocate nei vari periodi, penso a giugno con Passaggi Festival che ha avuto numeri straordinari, Festival Jazz ha avuto numeri straordinari e con l'intuizione del villaggio è stato un grande successo, adesso speriamo con il Brodetto, il Paese dei Balò, insomma sono state tante di quelle iniziative che hanno reso un ventaglio di offerte plurale, anche per i giovani, perché vorrei ricordare, al di là delle polemiche, delle critiche che magari le opposizioni fanno, io dico alcune volte anche per invidia, ma l'offerta per i giovani è stata veramente importante, alcuni spazi che sono caratterizzati per loro, penso a tutta la parte dell'Arzilla del Mare, al di là delle polemiche e degli episodi che si sono verificati, ma penso alla Rocca. La Rocca è stato un grande successo che da fine luglio in avanti ha avuto tante iniziative, tanti giovani, a cominciare dal villaggio del jazz che è stato organizzato all'esterno, ma lo stesso Bastione San Gallo, quindi veramente un'offerta straordinaria. Oggi abbiamo voluto rendicontare anche le attività per i bambini con Notte sotto le stelle tutti i giovedì, uno spazio al centro storico dedicato ai bambini, anche quelle sono state serate andate molto bene e mi piace sottolineare che stiamo proseguendo anche in questa identificazione, in questo brand che classifica sempre più Fano come città dei bambini, che ovviamente è accompagnato non soltanto dagli eventi ludici ma anche da tanti altri aspetti, sempre più sta tornando e riassumendo un ruolo di riferimento sotto questo aspetto.